sera. Noi del Centro Culturale Portaluppi, in collaborazione con Don Giovanni, con la comunità pastorale, vi presentiamo questo incontro che ci interessa proporre come sfida educativa, innanzitutto per noi adulti, ma anche per i giovani, stasera ce ne sono, che ci sono affidati. Abbiamo per questo invitato Franco Nembrini, amico e grande maestro del desiderio umano. Per chi ancora non lo conoscesse, Franco è quarto di 10 figli, marito e padre di 4 maschi, professore per vocazione, ha insegnato italiano e storia nelle scuole superiori. È tra i promotori fondatori della Scuola Libera La Traccia di Calcinate, di cui è stato rettore. Presidente della Federazione Opere Educative, la FOE, fino al 2006, ha fatto parte del Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica, quasi finito, e della Consulta Nazionale di Pastorale Scolastica della CEI. Questo è da dire. 2 settimane fa ha ricevuto il premio internazionale Medaglia d'Oro al Merito della Cultura Cattolica Bassano del Cattolico. Come ha detto mia moglie quando le ho comunicato la notizia, mi ha detto: stai tranquillo, o è uno scherzo o è uno sbaglio. Si tratta di scegliere tra le due opzioni. Allora, si tratta di un prestigiosissimo premio giunto ormai alla sua 40ª edizione, che viene assegnato ogni anno a un'eminente personalità nel mondo della cultura, e che negli scorsi anni ha visto fra i premiati anche l'allora Cardinal Ratzinger, Monsignor Luigi Giussani, Riccardo Muti ed Eugenio Corti. Franco ha pubblicato diversi libri sull'educazione e la letteratura. Le sue opere non sono saggi accademici, ma parlano di un rapporto vivo fra i testi che commenta e l'esperienza potente e drammatica della vita di ciascuno di noi. È questo che ci avvince. Stasera ci introdurrà Miguel Magnara, opera teatrale scritta nel 1912 dal lituano Oscar Vladislav Milos. Magnara è il Don Giovanni storico che, dopo una vita sregolata, fa un incontro decisivo per la sua esistenza e si ritira in convento, morendo più avanti in odore di santità. Lascio la parola a Don Giovanni. Ecco che non sono convinto. Allora, magari. No, intanto ecco, un grazie sincero a Franco per aver accettato questo invito. Forse la sfida è un po' ardua, a partire da Miguel Magnara, per poter un po' affrontare il tema della sfida educativa, perché forse questo libro immediatamente non ci farebbe pensare a questo, però mi sembra che dentro l'avventura e l'esperienza di quest'uomo ci sia tutto il senso dell'educazione, dell'educare, che mi sembra sia prendere sul serio le profondità del cuore umano. E dunque, se almeno questo è quello che riesco a capire io, per quello che ho capito fino a qui del tema dell'educazione, anzi dell'esperienza affascinante dell'educazione, prendere sul serio il cuore umano è il tentativo che vorremmo fare questa sera, lasciandoci guidare da Franco Nembrini. Vorremmo tentare di farlo attraverso il Miguel Magnara, vorremmo tentare di farlo con quell'interesse, credo, che accomuni ciascuno di noi, forse come genitore, forse come insegnante, forse come educatore in parrocchia, in oratorio, forse semplicemente perché ci sembra che questo tema della sfida educativa sia qualcosa di cui non possiamo tacere, non possiamo fare a meno. Dunque, grazie per questa possibilità. Allora, iniziamo ascoltando un canto, La ballata dell'amore vero, di Claudio Chieffo. Bene, buonasera. È difficile. Prima ha fatto uno scherzo l'anno, non sono d'accordo con chi, mettere insieme il tema dell'educazione e la lettura di Miguel Magnara, che stanno insieme, però bisogna che ci aiutiamo a capire come e perché.
vostri giovani in questi giorni e cercando di capire cosa fosse più utile fare stasera. Insomma, non sono sicuro che leggerò Miguel Magnà, te lo dico subito, perché da quel che ho capito, dalle intenzioni da cui è nato anche questo incontro, tu intervieni da mia messa in realtà, da quello che mi picchi dentro, me ne sgombettare un po' da sé. Perché capisco da quel che mi succede, ma lo sentirete anche voi, insomma, che c'è come una questione fondamentale da chiarire prima di entrare nel merito di una questione che è la questione decisiva, per l'amor di Dio, perché la questione affettiva fino alla sua traduzione in senso del comportamento concreto dell'uomo e della donna sarà una serata politicamente scorrettissima, ve lo dico subito, quindi le obiezioni dopo, non te capire, no. Dirò cose poco, come si dice, poco moderne, poco consone alla cultura dominante. Spero di non far incazzare nessuno, ma entrare nel merito della questione della vocazione a diventare grandi, ad essere uomini e donne, letta con particolare riferimento alla questione affettiva, alla vocazione perciò, all'amore tra l'uomo e la donna, fino a poter guardare o giudicare quello che oggi sembra così confuso, la sessualità, si capisce più notti. Cioè, io la cosa che vedo più frequentemente è un grande spavento, una grande paura, una grande confusione, nei genitori in particolare. Insomma, per chiarire che senso abbia leggere un testo così, bisogna che abbiate pazienza, provo a fare due o tre osservazioni preliminari, che mi sembrano però decisive, importanti, per quello che ho sentito anche tra voi preparando la serata. Posso? Ecco. E la prima osservazione importante che mi viene è questa. L'ho già accennata. Tempi di confusione, tempi di grande paura. La cosa che a me fa più impressione è che i genitori, gli educatori in genere, perché poi vale per i maestri, i professori, i preti, paura di quello che sta succedendo. Come se il problema fosse arginare il male. Sta diventando tutto un casino, si capisce più niente, succedono cose terrificanti, vediamo una generazione allo sfascio, una generazione che soffre maledettamente nel tentativo di diventare grande, e siamo spaventati da tutto questo male che sembra entrarci in casa. Se una volta uno poteva chiudere la porta di casa e il male restava fuori, adesso no, il male entra attraverso i social, i telefonini. Il male è il bene, per fortuna, ma insomma sembra una situazione ingovernabile, e la cosa che mi impressiona di più è che la caratteristica dei genitori sembra essere la paura che i propri figli venga fatto del male, o anche che i propri figli facciano il male. Solo che se la intendiamo così, se pensiamo che la battaglia da vivere sia una battaglia contro qualcosa o qualcuno, ecco, quel che io voglio dire, abbiamo già perso, non serve a niente. Per pensare di frenare in qualche modo una deriva che è in atto e che sta sfasciando tutto e tutti, con cosa? Il referendum, con la difesa dei valori della famiglia, l'ho detto, mi ha già perso. C'è un altro modo,
suggerire se riesco stasera, è a posizionarsi nel modo, mi sembra, più giusto e più efficace di fronte ai propri figli, ai propri ragazzi, a una generazione di bambini che viene su, per difenderli davvero, per proporre, per educarli. Ok? Allora parto da questa, da questo testo che a me colpisce tanto e lo rileggo continuamente. Dopo vi dico alla fine di chi è e quando è stato scritto. Dalla crisi odierna emergerà una Chiesa che avrà perso molto. Diventerà piccola, cioè saremo in pochi, e dovrà ripartire più o meno dagli inizi. E questo segnato Europa che è interessante. Cosa vuol dire partire dall'inizio? Non sarà più in grado di abitare molti degli edifici che aveva costruito nella prosperità. Chiese, scuole, cattoliche, oratori. Poiché il numero dei suoi fedeli diminuirà, perderà anche gran parte dei privilegi sociali. Cioè, oggi, ancora un po' nella nostra terra, perché è chiaro che un conto è parlato del Lombardo-Veneto, un conto è parlato della Calabria o dell'Olanda. Qui si può ancora pensare che essere cristiani e far parte della vita della Chiesa faccia godere di privilegi sociali. Ma nonostante tutti questi cambiamenti che si possono presumere, la Chiesa troverà di nuovo e con tutta l'energia ciò che le è essenziale, ciò che è sempre stato il suo centro, la fede nel Dio uno e trino, in Gesù Cristo, figlio di Dio fattosi uomo, nell'assistenza dello Spirito che durerà fino alla fine. Certo, ripartirà da piccoli gruppi, da movimenti, da una minoranza che rimetterà la fede e la preghiera al centro dell'esperienza e sperimenterà di nuovo i sacramenti come servizio divino e non come un problema di struttura liturgica. Stai attento, eh? Sì, perché una delle grandi riforme della Chiesa dovrà essere questa, che i preti comincino a pensare alla loro fede invece che a quella degli altri, ma è un discorso che faremo dopo più approfondito. Sarà una Chiesa più spirituale, che non si arrogherà alcun mandato politico, flirtando ora con la sinistra e ora con la destra. Essa farà tutto questo con fatica. Il processo, infatti, della cristallizzazione, della chiarificazione, la renderà molto povera. La farà diventare una Chiesa dei piccoli. Questo processo sarà lungo e faticoso. Ma dopo la prova di queste divisioni, uscirà da una Chiesa interiorizzata e semplificata una grande forza. Gli uomini che vivranno in un mondo totalmente programmato vivranno una solitudine indicibile. Se avranno perduto completamente il senso di Dio, sentiranno tutto l'orrore della loro povertà. Essi scopriranno allora la piccola comunità dei credenti come qualcosa di totalmente nuovo. Lo scopriranno come una speranza per se stessi, la risposta che avevano sempre cercato in segreto. A me sembra certo che si stanno preparando per la Chiesa tempi molto difficili. La sua vera crisi è appena incominciata. Si deve fare i conti con grandi sommovimenti, ma io sono anche certissimo di ciò che rimarrà alla fine. Non la Chiesa del culto politico, ma la Chiesa della fede. Certo, essa non sarà più la forza sociale dominante nella misura in cui lo era fino a poco tempo fa, ma la Chiesa conoscerà una nuova fioritura e apparirà come la vera casa dell'uomo,
dove l'uomo potrà trovare vita e speranza oltre la morte. Potremmo andare a casa, a pensarci su. Sai cos'è questo? Radio messaggio del vescovo Josef Ratzinger a Colonia nel Natale del 69. Natale del 69, cioè quando le chiese erano piene zeppe, quando non si sapeva come mettere i fedeli e si cominciava a avere il problema di costruire nuove chiese e nuovi oratori. Per i santi, i profeti, sono quelli che vedono un po' più avanti, vedono oggi i segni, le premesse di quel che sta accadendo e che nessuno vede. Che nel 69 Ratzinger potesse dire questo della Chiesa, in un momento in cui la Chiesa era al suo apogeo, al suo massimo, è veramente incredibile. È quello che sta accadendo. E perché ve l'ho letto? Perché io lo tengo proprio come punto di riferimento. Quando mi si dice le cose vanno male, il mondo fa schifo, dando tutto a rotoli, eccetera, bisogna i valori difenderli. Pensate alla questione, io quando penso alla questione della sessualità, cioè che ci possa essere l'idea stessa che uno sceglie se è un uomo o una donna, a dire che è tutta valida, cioè che non c'è più neanche un minimo di razionalità. Altro che tal razionalismo, la ragione è andata veramente a carte 48, non c'è più nemmeno l'evidenza della realtà. Come diceva Chesterton, verranno tempi in cui dovremo difendere con le spade l'idea che le foglie sono verdi, cioè l'evidenza della realtà. Dovremo difenderla con le spade, capite? E la Chiesa, più andiamo avanti e più si va presentando proprio come il posto che difende la ragione e la libertà. Ciò che è il proprio dell'uomo rimarrà solo la Chiesa a difendere. Ripeto, non la fede, la ragione e la libertà. Allora io quando leggo questo brano qui e penso a chi si illude di poter contrastare questa deriva, questo cambiamento, questo sommovimento, difendendo gli antichi valori, cioè, non esiste, dove vuoi andare? Avete perso. Se il problema è difendere la cristianità, cioè le forme della vita cristiana, popolare, che abbiamo conosciuto, credo, fino alla mia generazione, se il problema è questo, basta. Deponiamo le armi perché abbiamo già perso e siamo destinati a una vita fatta di lotte e di guerre perse e quindi di frustrazioni e di delusioni infinite. Da dove si può ripartire? Questa è la domanda. Da dove si può ripartire? Io credo che sia possibile ripartire, come dice qui Ratzinger, solo dall'inizio. Cosa vuol dire ripartire dall'inizio? Si può ripartire solo dal cristianesimo, per noi cristiani almeno, non dalla cristianità, cioè dalla difesa delle forme e dei modi in cui il cristianesimo aveva informato una civiltà, una storia, un'aggregazione sociale. La nostra terra è trasunta al cristianesimo. No, non è più, non sarà più così. Bisogna ripartire dal cristianesimo, non dalla cristianità. Si capisce la differenza tra i due termini? Si capisce o no? Difendere la cristianità vuol dire referendum sul divorzio, battaglia perché la famiglia, ma come è andato a finire 50 anni fa, e poi l'aborto, e poi arriverà l'eutanasia, e poi i gender, e poi è così. Da dove partiamo? Io sono
gasato di questi tempi, perché mi sfidano, ci sfidano a ripartire dall'inizio. Non nel senso che si torna indietro, no, si gioca, si va più in avanti, più avanti, non in difesa, si gioca all'attacco. Cioè, io mi sento di poter dire, mettiamo che siete un salone pieno zeppo di atei, mangiapreti, proprio di quelli che le chiese ci bombarderebbero sopra, okay? No? Io vi direi, beh, come state? Come vivete? Siete contenti? Io sì. Perché? Va, facciamolo fuori, ragioniamone. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra. Voi? No, vi andiamo dal caso. Cioè, mi sento di sfidare la modernità, ma giocando d'attacco. Esattamente come fece Gesù, perché diciamolo subito, non è che Gesù è venuto in tempi tanto meglio dei nostri, e piantiamolo di lamentarci, perché alla fin fine, voglio dire, ci precedono un secolo e mezzo di cose che da segnarsi, eh? Due guerre mondiali, la bomba atomica, ma ci penso, io ogni tanto ci penso, sono fatto su così, certe cose mi restano incollate addosso, e mi sveglio di notte, c'ho in mente la bomba atomica. Io quel poco che ho letto, al pensiero che si sia potuto buttare una bomba che avrebbe ammazzato 350.000 persone, bambini, famiglie, malati, vecchi, tutto, 350.000, mi manca il fiato. Può essere concepito qualcosa di più orribile di questo? E poi i campi di concentramento, Auschwitz, i gulag, le Stalin, Dio buono, ma... E ci lamentiamo. Calma a lamentarsi, che non si sta mica così male. C'è stato di molto peggio. E i tempi di Gesù non erano molto meglio di questi. Come ogni tempo di degrado della civiltà, era un momento in cui quella civiltà stava franando, proprio come adesso. E anche dal punto di vista dei cosiddetti valori, la famiglia, la coppia, trattare comandi, cioè, quelli andavano a letto con i ragazzini per godere, la donna serviva semmai come macchina per la riproduzione, normalmente. Cioè, e la schiavitù? E la schiavitù cos'è stata? Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Bene, in un mondo di merda così arriva uno che non è che ce la sapeva, sì, la sa un po' più lunga, si chiamava Gesù, la sapeva un po' più lunga, ma voglio dire, non è che si è messo a fare chi servono di battaglie, casini, fa su, ha semplicemente detto, io ho un'idea migliore della vita dell'uomo, ho un'idea che funziona, perché se l'uomo scoprisse di avere un padre, beh, già cambierebbero tante cose, perché se tutti gli uomini hanno un padre, forse sono tutti fratelli, forse la schiavitù non è proprio. Certo che ci sono voluti 1000 anni perché quel seme che fu Cristo e la Chiesa dessero forma alla civiltà e venisse bandita la schiavitù, nel senso le libertà, bla 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 bla. Certo che sono voluti 1000 anni, io non so se ce ne vorranno 1000 o basteranno 50 o ce ne vorranno 6000, boh, ma io voglio vivere così, semplice, voglio vivere così, cioè mi interessa, umanamente, siccome sento inadeguata la proposta che oggi il mondo mi fa, questa della confusione dei generi, tutta quella roba lì, è una irresponsabilità, una incapacità di dedizione all'altro, impossibile la fedeltà, l'amicizia non va bene, te la metti in quel posto. Cioè, no, io voglio vivere bene, io voglio amici che siano amici, una donna che sia una donna e dei figli che siano dei figli, e una famiglia che sia una famiglia. E non sfido la modernità guardando indietro, oddio sta crollando il mondo di una volta.
No, al rovescio, la sfido guardando avanti e dico a chi dice quelle cose, ma te vivi bene? Non so, papà, fai quello che ti pare, io no, io voglio vivere bene, io voglio vivere con questa chiarezza, con questa solidità di rapporti, con l'idea che si possa costruire qualcosa di buono, con l'idea che si possa perfino dare la vita per i propri amici. Te fai quello che vuoi, ma io vivo così. E ti propongo, senza bisogno di imporla, ma ti propongo una vita bella, una vita dove si capisce qualcosa di dire. È il rovesciamento di una prospettiva, quello che dobbiamo cominciare a... Perché se la prendiamo così, forse, diventa anche un po' più facile salvare qualcosa di quel che sta franando. Magari ce la facciamo salvare qualcosina. Come dico sempre quando parlo a assemblea di genitori come stasera, che suppongo in maggioranza cattolici, visto che tollerate che ci sia un prete e una velina, vuol dire che più o meno l'ideale che era, no? Quindi vado tranquillo, posso dare sciolto? Il problema che abbiamo è proprio anche nei confronti dei nostri figli, perché abbiamo paura? Perché lo sentiamo questo potere del mondo che ce li porta via e pensiamo che il problema sia quello di difenderli dal mondo e sono prediche e valori e tale comandi, due palle così e quelli non ne possono più, perché tutto del mondo invece li chiama a far diverso. Quando sui social vedono le cose, cioè hai voglia di raccomandazioni e prediche, non darete. È un'altra cosa che bisogna fare, anche con i figli. Avere, credo che sia proprio il segreto dell'educazione, avere una fiducia così grande. Non è solo una fiducia, fare noi un'esperienza così vera che possa essere indiscutibile, perché ragazzi, se una cosa è vera, è vera. Se è un'idea, può essere falsa, ma se è un fatto, contra facta non vale d'argomento, dicevano gli antichi. Beh, a scuola ogni tanto quando insegnavo religione gli dicevo, ma voi pensate che decidete voi se le cose esistono o no. Per esempio, se io vi dicessi, discutessimo se esiste l'amore o no, e tutti voi, 30 alunni, votiamo, l'amore non esiste. Boh. E poi andiamo a informarci dalle altre classi, i professori, tutti dicono che l'amore non esiste. E poi andiamo a informarci dagli scienziati, i professori, l'università, la chiesa, i preti, il papa, tutti dicono che l'amore non esiste. E io dicevo, se anche tutto il mondo dicesse che l'amore non esiste, io me ne frego. Perché? Perché sono innamorato. Andate tutti a cagare. Io sono innamorato. Quindi potete scrivere tutto quello che volete e dire tutto quello che volete, ma io sono innamorato, quindi l'amore esiste. Poi possiamo parlare sul perché ce l'ho solo io, è un'altra questione, ma non potete dire che non esiste. Il problema è che esperienza facciamo noi di una verità così grande da poter essere di nuovo attrattiva. I figli non vanno ammazzati di prediche, vanno ammazzati di invidia, questo è il problema. E noi saremo ancora a fargli le prediche, a pensare che... mi è venuta in mente una cosa che l'altro è bellissima. Non sono bravo a usare questi apparecchi, però forse questo... Eccolo qui, troppo bello. Vi leggo un brannetto che... Atti degli Apostoli, giochiamo in casa. Allora.
adesso senti che dopo vederà. Il primo giorno della settimana ci eravamo riuniti a spezzare il pane, Atti degli Apostoli capitolo 20, e Paolo conversava con loro, e poiché doveva partire il giorno dopo, prolungò la conversazione fino a mezzanotte. Una predica fino a mezzanotte, no Antonio, ti rendi conto? C'era un buon numero di lampade nella stanza al piano superiore dove eravamo riuniti. Un ragazzo, sentite questa perché per me è stata una novità assoluta, un ragazzo chiamato Eutico, che stava seduto sulla finestra, cioè un ragazzino che è capitato lì, che la parla, parla, ma un ragazzino che volete che capisca, si sarà seduto davanti come fanno i ragazzini curiosi, dopo un po' capisce notti, si tira in parte, poi va sulla a fumare una sigaretta e poi si siede a ciappampodere aria sul davanzale della finestra. Che stava seduto sulla finestra fu preso da un sonno profondo mentre Paolo continuava a conversare, e sopraffatto dal sonno cadde dal terzo piano e venne raccolto morto, ammazzato da San Paolo. Te lo sapevi? Per me è stato un nome, ammazzato bla 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 bla, a furia di prediche, ucciso a colpi di prediche da San Paolo. Ma vi rendete conto? È fantastico. Mi sono sentito tranquillo, insomma. Dov'è? È scappato, è morto, è morto, è morto, perché non è finito. Cosa devo fare? Boh, è un cane? Ignora. A nulla. Ah, perché? Qua. Paolo, allora, scese giù, si gettò su di lui, lo abbracciò. Ragazzi, stiamo parlando di un ragazzo dichiarato morto. Cioè, tutti i nostri figli, c'è un momento in cui li dichiariamo persi per sempre, morti, non c'è più niente da fare, vigliacco, traditore, schifoso, ingrato, listugiamia, spuma, alfa, si droga, spuma, cioè, morto, perso, definitivamente perso. Ma intanto andiamo in chiesa a pregare per lui. San Paolo invece, che è in chiesa a pregare, sta facendo messa, stanno spezzando il pane, aveva detto, pianta lì la messa, corre giù, si gettò su di lui, lo abbracciò. Ma chi di noi, di fronte a un ragazzo, un alunno, un figlio perso, di quelli lì cattivi, quelli che diciamo persi proprio, né? Che si droga, risponde male, non studia, si fa bruciare, fa fare brutte cose, chi non si getterebbe su di lui per abbracciarlo? E questo è il problema. E disse: non vi turbate, è ancora in vita. Poi risalì, spezzò il pane e ne mangiò. Cioè, si capisce che lo spezzare del pane per San Paolo, cioè essere cristiano, da la messa, insomma, pregare, è la fonte, è il posto dove impara ad apprezzare il ragazzo morto, i figli persi, i ragazzi persi per strada, come faceva San Giovanni Bosco, che andava a prendere in questura quelli che la polizia arrestava, violenti, eccetera, lui li andava a raccogliere. Ma in forza di quella messa che celebra con i suoi amici, riesce a piantar lì, corre giù, abbracciare, ridare la vita al figlio perso, e poi torna a finire la messa. Non è che non c'è una divisione, i preci la messa andate, i ceci sta male. No, fa bene di messa. Il problema è se la messa è la sorgente di una carità,
esattamente come per i genitori. Poi mi salì, spezzò il pane e mi mangiò, dopo aver parlato ancora molto fino all'alba, ustinate, all'andazinate a parlare fino all'alba, loro devo parlare un po' due o tre, però non era, quello non viene registrato, ma sì, ho qualche coraggio, perché dopo aver parlato ancora molto fino all'alba partì, intanto avevano ricondotto il ragazzo vivo, e tutti ne furono consolati. Ecco, io quel che voglio dire è in fondo solo questo. Siete qui in quanti posti hai? 300-400. Immagino tutti o quasi tutti di Treviglio. Quanti abitanti ha Treviglio? 27.000. 30.000 parte. 30.000. 300 su 30.000 vuol dire che siete? Il 1%, siete tantissimi, è una proporzione pazzesca. Io sostengo questa tesi, il problema non è fare le associazioni, i patti educativi, scuola famiglia, cioè a me chi lo lei, ma non sapete, mi avanzano perché sono fuffa, cioè se la scuola è in crisi, la famiglia peggio, la chiesa pure, se facciamo i patti scuola-famiglia. Cioè, è come mettere d'accordo due mondi. Ma sì, due nuovi mondi che si cambia la canetta dell'ufficio, non la mia che... Ah, la mia che punta a cagare anche, Vuol dire che deve intervenire qualcosa di nuovo, o no? Cosa può intervenire di nuovo? Cosa può intervenire di nuovo? Immaginiamo che voi 300, tutti e 300, di fronte a questo appello accorato che vi sto lanciando, a tornare a servire, a tornare a occuparvi della vostra vita e della vostra fede veramente, a non avere più il problema di difendervi dal male, ma di sovrabbondare di bene. E perciò da stasera diventaste lieti, contenti, io di questo sono veramente convinto, io sono sicuro che domani, se tutti e 300 usciste da questa sala stasera dicendo io ci sto, Franco, me frega niente, ho una famiglia alle spalle incasinata, la moglie mi interessa, i figli disgraziati, ma io ci sto, io ricomincio. Con te, con un altro, con due amici, con un prof, con un prete, io ci sto, perché si può partire solo da qui. Ma se 300 persone a Treviglio dovessero da domani mattina alzarsi grati, grati di quel che hanno, lieti di quello che c'è, responsabili di quel che hanno intorno e che gli ha affidato, i figli, gli alunni, ma voi pensate che la città rimarrebbe uguale? 300 adulti, cioè l'1%, ma si vedrebbe improvvisamente un cambiamento pazzesco. E i vostri figli, quelli brutti e cattivi che si fanno le canne, domani sera nel parco tale o nel quartiere tale, dove sappiamo tutti che vanno a farsi le canne, vanno ancora a farsi le canne, certo, ma domani sera potremmo, se fossimo in ascolto, potremmo ascoltare tra i nostri figli che si fanno le canne, potremmo ascoltare un dialogo così, mentre si fa la canna, che si dicono, ma c'è qualcosa di strano nell'aria, ma davvero, Fulvio tira la canna. Ma è vero, l'ho visto anch'io, stamattina sono uscito per andare a scuola, è passato il postino e invece di darmi un calcio nel culo come tutte le mattine, ho detto ciao Mario, ma sono entrato, ma vi giuro, e un altro direbbe, ma sì è vero, anch'io ho notato qualcosa di strano, c'è gente, ho incontrato due o tre che andavano a lavorare
vi giuro, cantavano. Erano contenti. È una vita che li sentiamo lamentarsi tutto il giorno di tutto ed erano contenti. Io ho incontrato una suora, pareva contenta di essere suora, giuro, ma vi giuro davvero, invece di essere incazzato col mondo. E uno potrebbe perfino dire, ma questo è niente, sapete cosa è successo a me? Mia mamma, stamattina, dopo 18 anni, per la prima volta, è scesa, io lì a far colazione, vi giuro, mi ha detto, ciao Mario, come va? Invece di incazzarci come tutte le mattine, per le scarpe, per il vestito, per lo zaino, per i compiti, per la zia, per un po' così, io, sempre incazzata, mi ha detto, la prima cosa che mi ha detto quando mi ha visto è stata, ciao Mario, come va? Come stai? Sono contenta che tu ci sia. Ma voi capite che cambia il mondo? Si capisce che cambierebbe il mondo? 300 adulti contenti della vita, contenti di essere amici, sì, con tutte le croci, con tutte le difficoltà, ma contenti, lieti. Cambierebbe il mondo, ma bisogna che ognuno dica io, perché Gesù ha fatto così, è partito così, da qualcuno che ha detto, interessante, cioè nella merda in cui ci troviamo, da dove ripartiamo? Si può ripartire solo da un incontro, solo così, cioè si cerca di capire, di sbalonare, di fare qualcosa di buono, per l'amor di Dio, ognuno di noi fa i suoi tentativi. Poi viene un giorno che te vai ad ascoltare uno che predica, Franco Lembrini di turno, che parla, però a un certo punto accade qualcosa che non era mai accaduto prima. Siamo in 300, in 200, in 300 ad ascoltare il matto di turno, tale Giovanni Battista, a mangiare cavallette, figuratevi, come mio figlio in Africa adesso, uno schifo pazzesco, mi ha mandato un video, la mia prima cavalletta fritta, ma non sei più mio figlio, che mangerà polenta fino alla morte, non ci conquisterete mai, porco di polenta e quindi fede del taram, almeno fino alla morte, mangiava cavalletti, vestiva pelli di cammello, e ogni tanto dava fuori di matto, però quel giorno lì, andando a sentire uno che speriamo ci dia una mano, quell'uno a un certo punto ha fatto una cosa che non si è alzato e ha indicato una persona che stava allontanandosi e si è messo a urlare, ecco l'agnello di Dio. C'erano 300 persone lì, due soli, ha detto, cosa ha detto? L'agnello di Dio, cioè il Messia, e andiamo a vedere cosa ci abbiamo da perdere. Andiamo a vedere, mica che sia vero, e perdiamo il tram, l'unica volta che passa nella vita, andiamo a vedere. E due si alzano e gli va dietro. E quello a un certo punto si gira e gli dice, dove volete? Chi cercate? Cioè, che cosa volete davvero? Cosa cercate veramente nella vita? Domande le potrei fare io, voi senza pretendere di essere Gesù, ma gli faccio da megafono. 300 persone stipate in un teatro a sentire un libro strano da un personaggio strano. Chi? Perché siete venuti stasera? Cosa volete da me? Cosa volete? Non da me. Cosa volete dalla vita? Cosa siete venuti a fare stasera qui? Chi cercate veramente? Cosa desiderate veramente? E quelli mi hanno solo detto, sa perché che cade fa? Dove abiti? Staremo volentieri un po' con te. E rimasero con lui quel giorno. E poi tornare un giorno dopo. Tutto comincia così. Un io, cioè il vostro, il mio, il tuo, il suo, che si risveglia per un incontro.
tutta la vicenda del Miguel Magnara ve la racconto senza leggerlo perché ci vorrebbero altre tre sede, ma tutta la vicenda del Miguel Magnara è esemplificativa di questo, cioè allora è una vicenda vera. È un personaggio reso venerabile da Giovanni Paolo II, quindi c'è in corso il processo di canonizzazione di questo Miguel Magnara, vissuto a Siviglia attorno al 1650, metà del 600, ed è effettivamente un personaggio la cui vicenda è un po' quella che è raccontata qui, e cioè un figlio di buona famiglia, un Don Giovanni, come si diceva, nel senso letterario, un Don Giovanni, un amatore, posso usare qualche francesismo, sì, in Casanova, eccetera, i capelli, uno scopatore professionista di quelli che ci dava dentro proprio, che però aveva l'onestà di sapere quello che cercava nel male, nel fare il male, era onesto. Si struggeva perché sentiva di essere fatto per il bene, ma non lo trovava, e allora lo cercava nella soddisfazione dell'istinto, della prima ripassa. Tant'è che alla festa di compleanno dei suoi 30 anni, e la vicenda è andata effettivamente così: un giovane di buona famiglia che fa un incontro, sposa questa ragazza che muore dopo 15, dopo 3 mesi. In realtà, io sono stato a Siviglia sulla sua tomba, in realtà la moglie è morta, si chiamava proprio Girolamo Carneglio Mendoza, e la moglie è morta con 3 anni di matrimonio senza avere figli, e lui ha passato un momento disperatissimo, era in giro per Siviglia, fuori di testa, si era dedicato in particolare alla sepoltura dei cadaveri, settima opera di misericordia corporale, e tanto che è nato poi la fraternità che c'è ancora oggi, una fraternità di frati francescani che hanno come loro missione l'ospedale, un grosso ospedale lì a Siviglia, eccetera. E ripercorrendo la storia di questo personaggio, che poi si fa frate e muore in odore di santità, appunto, l'autore dell'opera teatrale ripercorre questa storia un po' a modo suo, infierandola un po', evidentemente con licenza poetica. Il drammaturgo che scrive questo testo è Oskar Venceslao Milos, lituano, che prende la storia vera del personaggio storico e ne fa questa versione teatrale in 6 quadri. Sono 20 pagine in tutto, ma di una densità pazzesca, io lo leggo da una vita, e una vita che ci imparo qualcosa. Il primo quadro è proprio quello decisivo, quello dove si vede uno che nel casino, nella confusione, nel male, proprio il male anche fatto lui, ma ha il coraggio a un certo punto di dire: io chi sono? Che cosa desidero veramente? E tutto nasce da qui, perché quando uno è serio col proprio cuore, col proprio desiderio, improvvisamente vede. Cosa vede? Vede tutti i segni che Dio gli manda per attirarlo a sé, capisce certi suggerimenti, vede come hanno fatto quei due là, erano in 300 due soli. Hanno visto veramente e perciò hanno deciso. Qui è uguale. Lui si trova in questa compagnia di disgraziati fetenti, proprio della compagnia di quelli della Serpentere, il giorno del suo compleanno, tutti che bestemmiano, che ne dicono di tutti i colori, e lui, il nostro Miguel, trentenne, al quale i compagni di Baldoria, non li chiamo amici perché gli amici sono un'altra cosa, i compagni di Baldoria, entusiasti di quanto lui sia un figlio di buona donna, proprio un bastardo, gli fanno raccontare le sue gesta, le imprese che ha compiuto.
Dimmi, dimmi, ragazzo, quante duchesse hai sulla coscienza? Sì, sì, quante, urlano tutti. Sei. E quante marchese di alto rango? Sette, otto o nove, se Eros non mi inganna. E ragazze di nobili famiglia? Tra 60 e 100, mi pare. Non ho preso nota di tutte. E sguadrine? Tante. Ne ricordo una che mi amò veramente e che veramente morì disperata. E che spirò, signori, più o meno insieme a Suor Maddalena della Compassione, sottratta a Gesù grazie alle mie premure. Si era fatto perfino una suora di clausura. Tutti i compagni di Baldoria gridano «Gloria Magnara! Gloria Magnara nel profondo degli inferni!» Cioè, come a dire, glielo dicono «Sei il migliore tra noi, ma sei il campione, tu sì che ti godi la vita!» Ma lui si alza e fa questa straordinaria confessione. La leggo così com'è perché merita veramente. Sono lieto di vedere che mi amate così di buon cuore e mi commuove l'augurio così cordiale di vedervi bruciare anima e corpo in una fiamma nuova assai lontana da qui, perché le aveva gridato gloria, gloria nel profondo degli inferni. Ma io vi giuro, sul mio onore e sulla testa del vostro Papa, che l'inferno di cui cianciate non esiste. Non è mai bruciato altro che nella testa di un messia pazzo o di qualche monaco o prete di oratorio malvagio. Cioè, fa la professione di ateismo. Prima roba dice tutte le stupidate, Dio, preti, la Chiesa, sacra, tutte cagate. Non è vero niente. Il problema è molto più grave. Il problema è che se Dio non esiste, se non è vero niente, e io credo che non sia vero niente, la vita è una merda veramente. Noi sappiamo che nello spazio orfano di Dio, cioè dove Dio non è affermato, non c'è, esistono terre illuminate da una gioia più ardente della nostra, pianeti ignoti e meravigliosi, lontani, infinitamente lontani dal nostro. E allora vi scongiuro, scegliete uno di questi remoti mondi incantati e speditemi laggiù, questa notte stessa, attraverso la porta vorace della tomba. Ammazzatemi, perché con tutto il male che ho fatto, con tutto quello che mi sono preso tutte le donne che volevo, ho appagato tutti i miei istinti, e cosa ho portato a casa? Il tempo scorre lento, signori, spaventosamente lento, e io sono inspiegabilmente stanco di questo schifo di vita. Non conquistare Dio è cosa da niente. Cioè, se Dio non esiste, chi se ne frega? Il problema è che vi assicuro che perdere Satana è pena immensa e noia senza fine. Il problema è che ho rifiutato Dio, ma anche seguire Satana è il male, fare tutto il male possibile. Mi sono concesso tutto, bene, Satana mi ha lasciato a piedi, mi ha lasciato con culo per terra. Non mi sono avvicinato di un pelo alla felicità per cui sento di essere fatto. Questo è il problema della vita. Non è il problema se Dio esiste o no. Il problema è come riempire il vuoto della noia. Ho trascinato l'amore nel piacere e nel fango e nella morte. Fui traditore, bestemmiatore, carnefice. Ho fatto tutto quello che un povero diavolo d'uomo può fare e guardate, ho perduto Satana. Satana mi ha abbandonato e ora mastico l'erba amara sullo scoglio della noia.
La coscia mi ha chiamato con un cenno, la gelosia mi ha parlato sottovoce, la pietà mi ha stretto alla gola. Ma guarda, la mia confessione vi sorprende. Qualcuno ride perfino. Certo, anch'io da giovane ho cercato, esattamente come voi, la miserabile gioia, l'inquieta straniera che vi offre la vita e non vi rivela il suo nome. Ma in me nacque ben presto il desiderio di inseguire quello che voi non conoscerete mai, l'amore immenso, dolce. Quante volte mi sono illuso di averlo raggiunto, ma non era con fuoco fatuo. Lo stringevo, gli giuravo tenerezza per l'eternità, ma esso mi bruciava la bocca e mi riempiva la testa della mia stessa cenere. E quando riaprivo gli occhi, l'orribile giorno della solitudine era là, il lento, interminabile giorno della solitudine era là, con un povero cuore tra le mani. Un troppo povero, dolce cuore, leggero come un passerotto d'inverno. E una sera, la lussuria dallo sguardo vile, sedette al mio capezzale e mi fissò in silenzio, come si guardano i morti. Vivere soddisfacendo la propria istintività porta alla fine solo a questo, a una lussuria che non è più neanche godimento, non è più neanche piacere, che si siede al tuo capezzale e ti fissa in silenzio come si guardano i morti. E allora sbotta a descrivere ciò che vorrebbe davvero. Una bellezza nuova, un nuovo bene di cui subito saziarsi, una nuova vita, un infinito di vite nuove. Ecco cosa mi occorre, signori, questo, semplicemente questo, nient'altro. Capite che questo grido, una novità, c'è qualcosa di nuovo, c'è una novità possibile nella vita. È proprio il grido dei nostri ragazzi, lo sentite che è la stessa cosa. Quando un ragazzo ti dice, tu entri in classe e dici come va? Oppure lo vedi alla macchinetta all'intervallo, come va? Bene, va tutto bene, va bene, la famiglia va bene, ho anche trovato l'amoroso, mi vuol bene, a scuola, sì dai. E quindi gli dico, perché hai una faccia così da cane bastonato? E perché va tutto bene. Il problema è che non succede niente. Così mi disse l'alunno, il problema è che non succede niente, cioè non c'è niente che davvero mi trascina, qualcosa che renda nuova la vita. O se preferite nella formula negativa, che sento che non avevo mai sentito in tanti anni prima e che sento invece adesso frequentemente, quando un ragazzo di 13 anni, di 14 anni, ti dice, Franco, va bene tutto, ma a dire la verità, se è per diventare un coglione come mio padre, tanto vale drogarsi. O nella versione femminile, se è per essere incazzata come mia madre dal mattino alla sera, che urla dal mattino alla sera e dalla sera alla mattina, tanto vale drogarsi. Io cosa gli dico? Questo è il problema. Come colmare questo abisso della vita? Che cosa fare? Perché il desiderio è sempre lì, più saldo, più furibondo che mai. Un desiderio di abbracciare le infinite possibilità. Signori, che cosa facciamo noi qui? Che cosa guadagniamo? Quanto è breve questa vita per la scienza? Che in una frase dice, la scienza non è che vi spiega niente, la scienza dice quando comincia e quando finisce, cioè dice della brevità della vita, ma del suo senso e del suo destino la scienza non sa niente. E quanto alle armi,
questo povero mondo non potrebbe certo saziare gli oscuri appetiti di un padrone come me, che è la versione della frase di Gesù: se anche conquistassi la terra intera, ma perdi la tua anima, cosa te ne fai? Ed è a questo punto, fatta questa confessione, che il vecchio amico di famiglia, Don Alfonso, gli picchia dentro e gli dice: senti, ti devo parlare, senti un attimo. E qui sarebbe interessante, insomma, dopo se leggete il libro, tutte queste cose le trovate, perché uno dice: ma tu Don Alfonso, amico di famiglia, non potevo mica prenderlo prima e evitare di fargli fare tutte le cazzate che ha fatto? No, non poteva. Doveva aspettare il giorno della confessione, cioè il giorno della domanda, per offrire una risposta. La magia dell'educazione non è dare risposte, perché quello delle tue risposte ce ne strafrega. È suscitare domande l'arte dell'educazione. Poi Dio risponde, o attraverso di te, o un amico, o un prete, o la morosa. Dio risponde. L'educatore chiarisce le domande, non dà le risposte. Allora Don Alfonso aspetta il giorno della confessione, quando lui grida: ho bisogno, come Dante, no? Miserere di me. Ecco, allora si può cominciare. E Don Alfonso, lo stratone, gli dice: te allora, ascolta, prima cosa gli sbatte in faccia la verità. Guardami, Miguel, vedi, non abbasso lo sguardo e non impallidisco mentre ti dico quello che ho da dirti. Tu sei un vigliacco e un traditore. Che detto un cavaliere spagnolo del 600, le mie proprio complimenti, l'offesa peggiore che si potesse fare. Scusate. Tanto che lui esiste prendendo la spada. Siete impazzito o avete bevuto, Don Fernando? O siete stanco di vivere? Ma è Don Fernando: sai bene che la mia vita è trascorsa tra sante battaglie e non lascerò mai la mia spada, nemmeno la morto. Potrei darti una tirata d'orecchi, vigliacco, invece mi accontento di ripeterti: sei un vigliacco e un traditore. Perché chiunque faccia soffrire una donna o la inganni è un vigliacco e un traditore. Chiunque desideri la donna ad altri è un vile e scellerato. Chiunque rubi all'ultima ragazzotta di paese il tesoro della sua virginità e l'abbandoni poi alla solitudine e al disprezzo, chiunque compie un'azione così è un cane, e come un cane deve morire. Tu non sei un gentiluomo, Miguel, tu sei un cane. Il tuo stemma nobiliare è roba da appendere sopra l'ingresso di un bordello. Mi fai schifo. Tutto di te mi puzza di cane, colpa mia forse. Ah, com'è ridotta la cavalleria del giorno d'oggi. Un ebreo nel suo ghetto fetido, un ebreo fedele alla sua donna e affettuoso con i suoi bambini, è mille volte più gentiluomo di te. Allora era come dire adesso un marocchino clandestino cioè proprio barbuto, è mille volte più uomo e più cristiano di te. Ma per chi dunque abbiamo combattuto, santo Dio? Per chi abbiamo versato il nostro sangue, Signore? Per chi ha sacrificato la vita del nostro Re? Fatta questo appello alla storia, prende il coraggio di domani e invita Miguel a un appuntamento. Gli dice: guarda, io conosco c'è una ragazza bellissima, bravissima, figlia di un amico di tuo padre e mio, a 16 anni, vieni che te la presento. Domenica prossima, tu non vai mai in chiesa, appuntamento a mezzogiorno, a messa,
alla Chiesa della Carità. Vieni, se hai il coraggio, se hai veramente questa domanda che hai detto, se sei veramente disperato come hai detto, vieni e vediamo cosa succede, ma vieni. È proprio l'angelo custode, non so com'è, è questo braccio che dell'otto ho voluto rappresentare. Lui mi ha regalato la copertina di questo libro, Gabriele Dell'Otto, quello che ha fatto l'illustrazione della Divina Commedia, è un suo regalo proprio, ed è Don Miguel che ripensa alla sua vita, la spada, la violenza, l'ubriachezza, il vino, i fiori, poi lo vediamo, e un braccio che gli mette una mano sulla spalla. È l'angelo custode, è il punto di fuga, è l'apertura, è Dio che ti raggiunge, insomma, sempre, in qualche modo ti raggiunge e ti fissa un banalissimo appuntamento. Don Miguel ci va, qui ci sarebbero altre parti da, bisogna anche piantare a un certo punto, non vorrei che qualche eutico cadesse a piano di sotto. E la incontra, cosa facciamo? Dovete dirmi voi il tempo che avete. No, va bene, non lo saltiamo. Abbiate pazienza con un po' di fresura, quindi bisogna. La mia Covid, né? Le fresù, la mia Covid. E avviene tra i due questo dialogo incredibile. Facciamo a tempo su 25 minuti a leggere le battute più significative del dialogo del secondo quadro, per poi il terzo è tutto il problema del dolore, della morte, perché lei muore appunto dopo 3 mesi di matrimonio. Il quarto è il dialogo con l'abate del convento presso cui lui chiede di entrare e dove diventa frate. Il quinto è lui, ormai vecchio frate e costuante, che compie un miracolo. E il sesto, le due pagine della morte, dell'ultimo dialogo prima di morire. Uno più bello dell'altro, ma quello che ci interessa forse stasera di più è questo. Perché? Perché descrive cosa è l'amore cristiano. Impressionante, dovete leggerlo, fa com'è, io voglio. Dai, pronte. Perché il dialogo avviene qualche mese dopo che si sono conosciuti, quindi ormai si frequentano, ed è impressionante perché, quando lo leggerete con calma mi saprete dire, è impressionante perché c'è un rovesciamento di ruoli straordinario. Cioè lui che, figuratevi, cavaliere, 30 anni, duelli, battaglie, amori, e che quindi pensa di essere figo della situazione, guarda sta ragazzina, tutta casa e chiesa, 16 anni, e gli dice, ma che vita la sfigata che fai, tesoro? E lei gli dice, no caro, guarda che lo sfigato sei te, e gli spiega perché. Ma una roba, per cui lui, che sembra il forte della situazione, si rivela quello che ha paura. Lei, che sembra così fragile, così debole, essendo dalla parte della verità, è lei che governa la situazione. È lei che a un certo punto fa paura a lui e avviene proprio un rovesciamento di ruoli incredibile dove si capisce che cos'è e che valore e che compito ha la donna nel rapporto di coppia, ma fisseremo un'altra sera perché che non avevo ancora 12 anni Miguel quando è morta, saranno 4 anni di cielo, sto parlando della mamma che è morta quando lei aveva 11 anni. Che bello morire così, col cuore lieto e la mente lucida. È così bello che ogni tanto mi rimprovero di aver pianto.
ma ero solo una ragazzina fragile. Non credo che Dio si sia offeso per le lacrime di una povera orfana. Eris è davvero giovane a 12 anni, tanto che io conosco ragazzi di questa età che sono proprio bambine. Più tardi ho riflettuto molto. Mio padre era già infermo. Lo conoscete da poco voi, ma vi sarete già reso conto che è di indole un tantino stravagante e che la lunga malattia lo ha reso un po' aspro talvolta. È tremendo essere condannati così all'immobilità, specialmente per un cavaliere vissuto tra i campi di battaglia. Lei è lei che si presenta e che in fondo dice: allora, c'ho 12 anni, morta la madre quando ne avevo, no, a 16 anni, quando ne avevo 11 o 12, e per di più mi sono ritrovata col padre da servire, paralizzato, immobile, lui che era stato un grande cavaliere, e lo capiamo tutti che quando dice la lunga malattia lo ha reso un po' aspro talvolta, tradotto vuol dire un rompicoglioni mica da ridere, cioè mi tocca anche sopportare il padre paralitico che assisto io sola tutti i giorni. E com'è, Girolama, che non incontro mai ragazze della vostra età in questa casa silenziosa? Mi sembra così triste la vostra vita. E lei? Non ho compagni della mia età, don Miguel, e a dire il vero non ne sento affatto la mancanza. Vedete, non mi piace né il modo in cui ridono né il modo in cui piangono. Perché, come sapete, per saper ridere e piangere ci vuole una certa saggezza. Forse piangere è più facile, ma ridere veramente, non divertirsi, che vuol dire dimenticare, ma ridere, cioè gioire per il bene, per qualcosa di grande, è molto più difficile. Lei lo sa, non mi piace né il modo in cui ridono né il modo in cui piangono, e talvolta parlano tra loro degli uomini, come non mi piace che si parli degli uomini e dell'amore degli uomini. Sì, la nostra vita è assai riservata. D'inverno non esco se non per andare in chiesa, ma d'estate passiamo le nostre domeniche in campagna, dove abbiamo una casa a un'ora da Siviglia con un giardino grande, davvero grande, e io amo molto i fiori, molto. E lui, come amate i fiori? Ma se non ne vedo mai né tra i vostri capelli né sui vostri abiti, perché era in uso, come sapete, la donzelletta che viene dalla campagna in suo caso di rose e di viole, onde, siccome suole ornare, ella si appresta di mania di difetta il petto e il crine leopardi, per chi non lo sa. È che non mi piacciono le ragazze che fanno di fiori un ornamento come se fossero seta o pizzo o piume colorate. Io non metto mai fiori tra i miei capelli. E qui c'è la grande definizione del rapporto tra l'uomo e la donna vissuto secondo quel che deve essere, e cioè nella verginità. Proviamo a capirlo, ma è così semplice. I fiori sono dei belli esseri viventi e bisogna lasciare che vivano e che respirino l'aria del sole e della luna. Io non colgo mai i fiori. Attenti, si può, che è sempre esagerato, uno dice non colgo mai i fiori, poi passa a dire questa cosa tremenda e uno dice ma perché, che legame c'è? Si può benissimo amare a questo mondo senza aver subito la smania di uccidere il proprio caro amore, o di imprigionarlo tra i vetri, oppure come si fa con gli uccelli in una gabbia in cui l'acqua non ha più il gusto dell'acqua e i semi d'estate non hanno più il gusto dei semi. Non colgo mai i fiori perché sono dei belli esseri viventi e bisogna lasciare che vivano e che respirino l'aria del sole e della luna. Quando ero a scuola, per far capire questa cosa, quando leggevo questo testo nell'ora di religione, dicevo ai ragazzi, ma
lo capite l'esempio che fa? È un po' come se uscendo stasera, tornando a casa, magari qualcuno di voi ha a casa un po' in campagna, un po' in mezzo ai campi, e dovesse, o stasera o domani mattina, trovare improvvisamente un cespo di primule o addirittura un fiore bellissimo, strano, non l'avevo mai visto un fiore così bello, ma che bello che è! E uno distinto diventa dire, ma che meraviglia, è per me, non l'ha visto ancora nessuno, sono il primo a vederlo, è per me, è mio, ma dire è mio, goderne veramente, dice Girolamo, è lasciarlo al suo posto, perché se tu, siccome è tuo, lo recidi e lo porti a casa, va bene, per una settimana o due puoi anche far finta che sia vivo mettendolo nel vasetto con l'acqua, ma tu porti a casa il cadavere di un fiore, non il fiore. Perché il fiore vivo vive della radice, della terra, dell'aria, della luce, del sole, della pioggia. Non sei tu a dare la vita all'altro, che sia tuo moglie o tuo marito o i tuoi figli. Non sei tu. L'altro ha la sua radice nel mistero di Dio. E allora tu lo guardi, lo tratti con questa venerazione, con questo rispetto, con questa giusta distanza, per cui non sarà mai tuo, tuo come intendi tu. Se lo è perché ne hai fatto un cadavere. Si può amare in questo mondo senza bisogno di uccidere subito il proprio caro amore. Questo è il problema. Allora, la vicenda prosegue in un dialogo incredibile dove lui gli dice, ma te è troppa, cioè, ma è proprio tutto miele, rugiada e balsamo di tenerezza in voi, ma non ci sono ombre nel vostro cuore. Non andate mai in collera. Cioè, ma te sei perfetta col demonio, ma lui com'è? Ma sì, confessa lei, anch'io mi arrabbio qualche volta. Ma poi chiarisce. Poco fa mi dicevate che la mia vita è triste. Non condivido per niente il vostro modo di pensare. Ci sono la casa, il giardino, la lezione quotidiana e i poveri. Non avete idea di quanti poveri ci sono a Siviglia. Non ho davvero il tempo di annoiarmi. Pensate, lui ne ha fatte di tutto il giro per il mondo? Mangio l'erba amara sullo scoglio della noia. Lei, apparentemente casa e chiesa, chiesa e casa, non ho il tempo di annoiarmi. È un altro modo, capite? È un altro modo di vivere. La casa, cioè un punto a cui appartenere, sapere di chi sei e dove vai, sapere chi sono i tuoi amici, sapere chi è tuo padre e tua madre, sapere della casa che abiti, allora la vita fiorisce nelle sue dimensioni fondamentali, la cultura, la lezione quotidiana, la carità, i poveri e la bellezza, il giardino, i fiori, l'amore per la verità, la pratica del bene e la speranza nella bellezza, nella possibilità di costruire, diventano normali. Un uomo vive di queste tre cose, ma le vive se ha una casa, se appartiene a qualcuno. Non ho il tempo di annoiarmi, ma mi sto approfittando della vostra pazienza, Don Miguel. Si è capito? Ci sono la casa, il giardino, la lezione quotidiana, i poveri. Non avete idea di quanti poveri ci sono a Treviglio. Non ho il tempo di annoiarmi. Questo è il problema.
ma pensate di educare i figli a furia di prediche? No, li fate solo cadere dalla finestra. Il problema è che i figli vi vedano vivere così. Lasciateli stare, tanto loro vi guardano. E quel che devono imparare, lo imparano, che mia bisogna dire. Non c'è bisogno di prediche. Sanno bene, benissimo, che cosa è vero, che cosa è falso, che cosa è bene, che cosa è male. Lo devono vedere. Lo devono vedere. Perché se vedono una mamma e un papà lieti, che vivono la carità così, secondo voi vanno a farsi le canne? No, perché gli verrà... Magari lo faranno anche, perché non c'è niente di automatico, eh? Santa Monica insegna, e la santa lei e suo figlio, prima di capirla, gliela fate passare di ogni, e si chiamava Sant'Agostino. Va bene? Però il nostro dovere non è mica fare prediche o convertire i figli, s'arrangeranno. Il nostro dovere è far vedere che la vita cristiana è bella, merita, vale la pena. Allora, se tu vieni su con una mamma e un papà, che 4 di 10 figli, ma tanti di voi ormai mi conoscono, lo sanno, e non c'è, a volte, quando nei primi anni in cui ho perso il lavoro per via della sclerosi multipla, gli anni in cui appunto mi hanno mandato a lavorare d'estate in prima media, erano momenti in cui, come dico sempre, non è che mi ha fatto la fame, però sono andato a letto a volte con tanto appetito, questo sì. Ma in quegli stessi periodi, una volta al mese, mia mamma ne prendeva 2 dei figli, se toccava a me di solito l'ho accompagnato dal Vincenzo, che era il genio, era il seminario, prendeva 2 figli e andavamo a fare le spese e comprava quelle cose che noi sognavamo di notte con gli occhi fuori dalla testa, un filetto e un pezzo di parmigiano reggiano e un salame, e faceva il pacco per la vedova e ci mandava 2 volte a turno, una volta toccava agli uni o agli altri, a portare il pacco alla vedova. Perché c'era una signora, me la ricordo bene, che viveva in una situazione veramente con 6 figli, 6 bambini piccoli, viveva in una stalla praticamente, in una casa diroccata, dove pioveva dentro, d'inverno non c'aveva la stufa, ed era una stanzaccia dove era ricavato la divisoria tra cesso, cucina e camera da letto, era degli stracci tirati di traverso. Una volta al mese non risolveva il problema della vedova, ma una volta al mese mia mamma faceva il pacco per la vedova. Non risolveva né il problema della vedova, né le responsabilità del comune, né la lotta civile per i diritti, risolveva il problema dell'educazione dei suoi figli, però. Si capisce? Basta. È questo che bisogna fare. Te guardavi tua mamma e dici, diventi grande, magari fai anche le cazzate, però viva Dio, la tua mamma ti resta in mente come una che sapeva che cosa si fa nella vita, sapeva a cosa servono i soldi, a cosa serve mangiare e bere, si capisce? Non ti faceva le prediche. La grande cosa di avere 10 figli, in fondo, è questo, che 2 genitori con 10 figli non hanno il tempo di educarli, e quindi i figli si salvano. Vengono su bene, capito? Perché non c'è come figlio unico, la mamma attaccata qui, la mamma cecchino che ti morde se hai una lunga, che uno da 12 anni dice, mi sono alzato con i coglioni di traverso, cosa c'è? No, mi devi parlare, mamma, non lo sa neanche lui cosa c'è, possibile che il coraggio la metta, mamma con piacere, fa mangiare, lascia stare, no, parla con la tua mamma, che dire, tu parli così, uno tendenzialmente viene su cattivo per forza. O cattivo o si sente da doversi rifugiare da qualche parte, no? Eccetera, eccetera. Io mi fermo qui perché alle 11 ho abbastanza carità da piantare. Da piantare. Certo.
perché, come ci dicevi prima, almeno per quanto mi riguarda, ma penso anche per gli altri, ci hai aiutato a suscitare o a chiarire le nostre domande. E speriamo che si possa continuare in questo dialogo, ti invitiamo. Volentieri. Volentieri. Allora, niente, non abbiamo avuto tempo per le domande, per cui magari appunto si potrà fare un'altra volta. Vi lascio la mail del centro culturale, se volete scriverci appunto domande, così, perché stiamo pensando anche con Don Giovanni di fare altri incontri, per cui se riusciremo con Franco comunque. Abbiamo in mente, per cui portaluppicentroculturale@gmail.com. Speriamo di continuare, quindi ringraziamo ancora Franco per la sua passione e la sua testimonianza. Alla fine, all'uscita, ci sono in vendita i libri di Franco che lui gentilmente firmerà. Firmo tutto. Grazie a voi, grazie mille. Forse ci rivediamo. Alla prossima.